stata e vuole restare seduta lì, va benissimo, non è vero, poi dopo la chiamiamo in causa. Ricordo però una cosa, ecco, questo, mi sembra una proposta molto interessante questa dei concorsi separati, perché in realtà la sensazione che si ha è che essere obiettivo di coscienza serve anche a fini di carriera oggi nel mondo del, non a caso poi, visto che sono i politici a scegliere i primari, c'è questo favore. E quindi anche un giovane specializzato, appunto, che accetta la specializzazione, come fa a dire io sono obiettore? No, se ancora nemmeno sa di entrare nella specializzazione. Però questa domanda ricorre al momento appunto del test, che mi sembra molto strano che si debba chiedere ai fini dell'ammissione alla specializzazione una cosa del genere. Non accade dappertutto, per fortuna, è accaduto in Lombardia, ma è già indicativo. E poi volevo ricordare un articolo che scrissi anni fa con il professor Bernisi riguardo alla prima del giorno dopo, cioè lui lo diceva, ma era attaccato qua dal Foglio il giorno dopo, in cui non me ne vogliono i cattolici, in cui scrivevamo che appunto che siccome il 76% degli ovuli fecondati non attecchisce in utero, c'è veramente una strage degli innocenti di natura divina, che è molto più alta della pillola del giorno dopo nei punti, perché questi sono i dati scientifici, il 76% degli ovuli fecondati non arriva a conclusione, non arriva nemmeno ad attecchire l'utero. Allora, quella lì come la chiamiamo? Contraccezione naturale, volere divino, non lo so, certamente c'è da riflettere anche ai fini della legge 40. Visto che l'avvocato è stato chiamato più volte in causa anche riguardo al diritto dell'obiezione di coscienza, io darei la parola a Filomena Gallo, che è avvocato, segretario dell'Associazione Coscioni,